Vieni. Tutto ok, ragazzo. Rilassati. Sei sicuro qui. Coraggio. Come vuoi, se non ti va. Che vuoi da me? Per conoscenza, magari. Ho salvato le tue giovani chiappe laggiù. Grazie. Ma tu che ci guadagni? Intanto, sei un ladro, giusto? Vorrei avere una vela. Sei un bel tipo, ragazzino. Raccontami la tua storia. Senti, amico, senza offesa, ma nemmeno ti conosco. Rimediamo subito, Victor Sullivan. A questo punto toccherebbe a te presentarti. Ok. Perché non mi dici cosa di speciale quell'anello? Appartiene alla mia famiglia. L'ho semplicemente ripreso. Tramandato da Francis Drake in persona. Esatto. Non so come fartelo capire, ragazzino, ma Drake non aveva eredi, nessun figlio. Sì, non con sua moglie in Inghilterra, perlomeno. Ok, può darsi. Fa vedere. Andiamo, ragazzino. Se avessi voluto prendertelo, l'avrei già fatto, non credi? Grazie. Che c'è scritto? Sic Parvis Magna. Significa, da umili origini verso grandi imprese. Era il suo motto. Ah, sì? Vedi, la regina glielo diede nel 1581. Al suo ritorno dopo la circumnavigazione del globo. Fu allora che lo nominò cavaliere. Di certo tutto questo non l'hai imparato in strada. Come conosci il latino alla tua età? Le suore hanno un pochino insistito. Ah, una specie di collegio. Modo carino di chiamarlo. Ok, allora. Qual è la storia dietro all'anello e a quell'astrolabio laggiù nel museo? Perché non me lo spieghi tu? Sei tu che lavori per loro. Ehi, senti. Il cliente vuole una cosa e io la procuro, dietro compenso. Non faccio mai domande. È solo un lavoro. A me sembravate intimi. Sì, beh. Comunque, credo che mi abbia licenziato. Ok, senti. Innanzitutto, quello non è un astrolabio. È una specie di decodificatore. Guarda qui. Nel suo viaggio intorno al mondo, Drake attraversò le Indie orientali, solo che sostenne di aver impiegato 6 mesi per andare da qui a qui. Sì, allora? Allora non tornano i conti. Era un navigatore troppo esperto. Ci avrebbe impiegato 1 mese, al massimo. Nascondeva qualcosa. Qualcosa di grosso. Quanto grosso? Grosso quanto una missione segreta per la regina. Grosso quanto un tesoro sommerso del valore di milioni. Grosso. Così grosso? Così grosso. E quel decodificatore c'entra qualcosa? Sono pronto a scommetterci. Ah, fantastico. E adesso ce l'ha Marlo? Non le servirà molto, senza la chiave. Quindi siete in stallo per ora? Per ora? Sì, ma devi ancora dirmi il tuo nome. E tu devi ancora dirmi cosa vuoi da me. Ok. Senti, hai del talento, ma hai molto da imparare. Resta con me e ti insegnerò qualche trucco. Grazie, ma me la cavo bene da solo. Sì, ovvio. Che ne dici di riprovare da capo? Per gli amici sono Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, eh? Ok.
Vedo grandi cose nel nostro futuro. Grandi cose. Thank you.